Salve amici, buona giornata. Oggi faccio le crocchette di patate, le avevo già fatte, avevo fatto il video, però oggi le faccio ripiene. Cosa ho fatto? Ho già bollito 1,5 kg di patate che adesso vado a schiacciare. Così facciamo prima. Le faccio ripiene. Sono molto gustose le crocchette di patate o anche braciole. Qua da noi si chiamano, in dialetto si chiamano braciole, però in italiano si chiamano crocchette. Io le ho bollite e le ho lasciate un pochino raffreddare perché sennò si fa fatica a sbucciarle. Già fa caldo, poi se tocchiamo pure la roba bollente ancora peggio. Allora, gli ingredienti per fare le crocchette sono: io ho messo 1,5 kg di patate, parmigiano sui 50 grammi. C'è anche chi gli mette il pecorino. Io preferisco mettere il parmigiano perché sono più delicate. Poi c'è chi mette prezzemolo, aglio. Io no. Io in queste di oggi metto solo formaggio e un po' di pepe nero. E poi le faccio ripiene con la provola. E poi ci metto dentro un paio di cucchiai di farina e basta. C'è anche chi le passa poi nel pane grattugiato. Io solo farina. Questa si è sbucciata benissimo. Oh, che bello. Ogni tanto capita, vero? Sono patate nuove, sono locali, sono molto buone. Costano un po' di più, ma non ha importanza. Quando si mangia, possibilmente bisogna, quando è possibile, cercare di mangiare in modo genuino. Ho quasi finito, eh? Questo sarà un video un po' lungo perché ho cambiato il tablet e adesso devo un pochino abituarmi. Ecco fatto. Schiaccio. Sono grosse, le tagliamo in due. E poi una volta sbucciate le patate si fa in fretta. Io ho già preparato una padella e ho messo l'olio, devo solo accendere il gas. Solo che di queste devo fare una buona azione quotidiana, perché ne voglio regalare due a una signora che è allergica al formaggio e quindi ne vado a togliere due senza formaggio, che poi dopo darò.
Pare di sì. Eccola qua, l'ultima. Oh, io sono come voi, sono una di voi. Voi mi tenete compagnia con i vostri messaggi, i vostri commenti e io vi tengo compagnia quando guardate il mio video. Ci teniamo compagnia a vicenda, perché voi ormai, amici, fate parte della mia vita, mi tenete compagnia quasi tutti i giorni. E vi confesso che i pomeriggi e la sera, quando ho tempo, mi siedo sul divano per rispondervi. Adesso prendo un piatto, sciacquo le mani. Ecco qua il piatto. Allora, adesso metto il sale. Io non ne metto tanto di sale perché poi c'è il formaggio e quando si raffreddano si sente troppo, non mi piace. Metto la farina, prendiamo un altro cucchiaio. Uno e due, tre cucchiai di farina. E adesso vado a mettere le uova. In questo chilo e mezzo di patate metto 3 uova. Uno. Due. Poi se per caso le uova vostre sono piccoline, su 1,5 kg di patate, ne potete mettere anche 4 e 3. Basta. Adesso sciacquiamo le mani. E andiamo a fare le crocchette. Allora, qua ci metto il pepe nero, questo glielo posso mettere. E vi regolate col pepe nero, una spruzzata. Allora, adesso metto nel piatto, ne metto un po' per la mia amica, così. Un po' di farina. Ci va della farina sotto, eh? Ecco, questa è per la mia amica. Ecco, queste altre. Vado. Per noi la farina ci va perché bisogna rotolarle, bisogna filarle e quindi un pochino di farina ci va. Su 1,5 kg di patate più o meno in tutto la farina potrebbe essere sui 100 grammi. Non di più. Adesso andiamo a filare. Adesso mi sciacquo di nuovo le mani perché accendo il gas, perché le comincio a friggere. Ci va il formaggio. Ecco fatto.
Voi siete un po' più organizzate, sicuro. Il gas l'ho acceso, lo metto proprio al minimo, eh. E qua ci metto una bella manciata di formaggio. L'ho appena grattugiato. Eccolo qua. Allora vi dicevo che c'è chi li mette l'aglio, il prezzemolo. Io no, ho messo solo pepe nero perché piacciono così. E adesso andiamo a filarle. Mettiamo la provola dentro perché si appiccicano, perché le patate sono nuove. Ok, adesso taglio la provola. Così quando poi si vanno a mangiare, arriva questa bella provola filante ed è una goduria. Ok, vediamo. Intanto alzo il gas, così giro pure il tablet e poi vi faccio vedere. Tanto voi ne potete vedere di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco qua la provola. Ne uno. Ecco fatto. E adesso sciacquo solo le mani veloci e li vado a friggere. Mi accendo la luce. E cominciamo a friggere. E vi faccio solo vedere per così, perché se sposto il tablet, come vi dicevo, ancora è nuovo e non mi regolo. Abbiate un po' di pietà, eh. So che siete comprensive. Ecco qua. Vedete? Eccole. Queste sono ripiene.
Questo è il tablet di mio marito, eh? Ed è nuovo. Gli ho detto me lo presti perché quell'altro è un pochino da svuotare il cestino e devo portarlo al tecnico. Così. Allora, quelle altre che ho fatto, che ho messo da parte per la mia amica, queste qua, poi le frigo anche in un'altra padella con un olio nuovo perché non voglio che abbia problemi perché è intollerante, poverina. E siccome è un pochino sofferente, mi dispiace, allora non voglio che abbia scuse. Intanto le vado a guardare. Conoscete lo spettacolo? Ecco, adesso ve lo faccio vedere io lo spettacolo. Faccio vedere come sono queste meravigliose. Tolgo. Allora, eccoli amici. Guardate come sono perfette. Avete visto come sono venute belle? Ma ve le faccio vedere bene, che metto queste in padella così. Non si perde tempo. Ecco qua le mie crocchette. Guardate che belle che sono. Non si sono spaccate, non si sono aperte. Vedete, sono gonfiate. Sono buonissime. Quindi, se avete piacere di farle, le volete fare, non ci vuole niente. Semplicissimo. Potete farle con tutto il tempo che avete voi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto per la prossima. Ciao amici. E grazie per tutto ciò che mi scrivete e per tutto ciò che mi fate. Grazie, vi voglio bene.